Buongiorno. Riprendo un attimo le comunicazioni in questa forma perché è successo ancora quello che era successo circa un mese fa sulla trasmissione dei dati. Purtroppo non arriva puntuale quella sul dato dei decessi, nel senso che non viene comunicato di giorno in giorno. È normale, è comprensibile che sia così data la mole di dati che vengono trasmessi a tutti i comuni e in generale. Questo però fa sì che quando ricevo l'aggiornamento ci siano un po' di dati accorpati. Questo ha comportato anche questa volta, per la seconda volta, che ci sia un incremento sui decessi, nel senso che oggi ho trovato nel file 9 persone in più. Quindi passiamo da 57 decessi a 66. Volevo, come ho fatto il mese scorso, spiegarvelo di persona per non far sembrare, apparire che di colpo, di punto in bianco, ci troviamo quasi 10 persone che mancano per colpa del coronavirus, come se ci fosse qualcosa di terribilmente pericoloso in corso. Sono decessi che sono avvenuti nei mesi scorsi, in particolare nel mese di marzo e nel mese di aprile, quando eravamo nel pieno della terza ondata. Complessivamente la situazione è in miglioramento, nel senso che abbiamo 85 persone positive, di cui 13 sono minori, due di queste sono ricoverate in RSA, sono persone vaccinate e sono totalmente asintomatiche, stanno bene, nonostante abbiano contratto il virus. Però, come dicevo, dall'inizio della pandemia, quindi dall'anno scorso, il dato sui decessi deve essere aggiornato perché arriviamo a 66, che è un dato particolarmente doloroso, considerato che sono 66 persone che non ci sono più nella nostra comunità. Sono comunque ancora tanti i contagi, ciò significa che dobbiamo comunque mantenere una soglia d'attenzione alta e stare attenti, anche se effettivamente stiamo migliorando dal picco di 129 che abbiamo avuto in questa seconda ondata. Speriamo di poter continuare la decrescita anche con la zona gialla in corso. In più ho qualche dato sui vaccinati della nostra città, quindi un dato positivo. Il target che è stato deciso dalle autorità sanitarie è di 13.604 persone da vaccinare nella nostra città e attualmente hanno ricevuto la prima dose il 25,4% di queste persone, cioè 3.400 persone circa hanno avuto la prima dose e di queste 1.400 persone hanno ricevuto anche la seconda, quindi sostanzialmente sono a posto. Ieri c'è stato un record di vaccinazioni al palazzetto perché sono state fatte 871 vaccinazioni, il tutto sempre senza code, nonostante il brutto tempo. E questi numeri sono destinati ad aumentare ancora nei prossimi giorni. Invece, il numero di volontari che ringrazio, e questa sì è una bella notizia, la più bella in assoluto, è che i volontari che fino ad oggi si sono iscritti sono più di 280. Alcuni hanno fatto più di un turno, alcuni ne hanno fatti davvero tanti, però sono veramente tantissimi. Se pensiamo che la richiesta è arrivata solamente il 12 aprile, praticamente in meno di 20 giorni la risposta è stata straordinaria, perché 280 persone volontarie in un periodo tra l'altro in cui si fa fatica a trovare i volontari praticamente per tutti, è una risposta clamorosa che davvero dimostra quanto c'è di buono nella nostra comunità. Però la strada è ancora lunga, vi ricordo, per cui se avete la disponibilità anche nei prossimi mesi, di luglio, agosto, soprattutto quando magari le persone saranno, si spera in ferie, per chi è a casa sappia che c'è la possibilità di dedicare anche 4 ore del proprio tempo. Durante il mese di maggio, con i colleghi di Renate, Veduggio, Brio, no, Renate no, Triuggio, Veduggio, Briosco e Corezzana, faremo anche un turno noi sindaci, quindi ci troverete lì tutti insieme. Io e il sindaco di Corezzana che abbiamo lo stesso problema di carnagione chiara in testa, dovremmo coprirci bene, però insomma, per chi verrà a vaccinarsi quel giorno lì, se saremo un po' impacciati, perdonateci, ci sarà un turno di volontari sindaci. Quindi io volevo darvi questa
questa notizia perché bisogna dargli un tono, bisogna dargli un volto, perché comunque 9 persone in più in quella lista terribile e dolorosa non sono piacevoli da dire. Soprattutto non è stato piacevole fare le telefonate che di solito faccio ai familiari, se riesco, perché in alcuni casi il cellulare era proprio della persona e quindi lo trovo spento e non è sempre facile. C'è una domanda, le vaccinazioni a domicilio, da quello che ho capito, perché ho il caso diretto di un comune che conosco bene, che non è il nostro, arrivano proprio con un camper sostanzialmente e vaccinano tutte le persone in un giorno solo, però al momento non ho notizie riguardo a questo. Ho notizia di una persona, che è invalida, intrasportabile, ha ricevuto il vaccino l'altro giorno, però sinceramente non so darmi notizie precise in merito. Invece per fare volontaria dopo nei commenti scrivo io stesso magari riesco a farlo subito. Ecco, scrivo nei commenti il link per potersi registrare come volontari. Grazie al signore. Ecco, no, non posso, devo farlo dopo, quando è finito, o se no ripubblico. No, l'ho pubblicato, ce l'ho fatta. Si può semplicemente, aprendo quel link lì, si segue il form, è molto semplice e si dà la propria disponibilità per fare i volontari. Arriva una mail di remind prima, prego, arriva una mail di remind al momento stesso della prenotazione, una mi pare il giorno prima, per ricordare appunto cosa bisogna fare. Ricordatevi di portare la pettolina con la catarifrangente della macchina, se c'è il sole, di portarvi un bel cappello. Perché comunque si sta fuori, di vestirvi comodi perché si sta in piedi fuori per 4 ore. Quindi ricordatevi anche queste piccole attenzioni. Niente, se non ci sono altre domande, la cosa che più mi interessava era darvi questa notizia. Questa sera vi ricordo che c'è il consiglio comunale per chi volesse seguirlo in diretta sui canali del comune, sia YouTube che penso anche Facebook. Buona giornata a tutti.